Avete capito bene? Esiste un gioco di Tekken Card Tournament. Precisamente. Connessione a Google Play Giochi. Vabbè, accettiamo tutto. Basta che non si... ID giocatore, benissimo. Questi già ci danno l'ID a cazzi loro. Senza un senso logico. Andiamo un po'. Sperando che non ce la de non ce lo debba chiedere più. Andiamo avanti. Bene, 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 bene. Installazione, aggiornamento dati. Mi sa che qui ci metterà un po' di tempo. Tekken Card richiede che sapere chi sei su Google. Ok. Io sono una persona onesta. Questo è importante. L'esperienza di Tekken. Qui ci misuriamo in battaglie strategiche con le carte. Ok. Ora ti spiego come. No, la canzone non c'è male. Yeah. Ok. Vedete il puntatore del mouse perché sto. Oh, il mio preferito, Katsuya, benissimo. Si comincia la grande. No, stavo dicendo, vedete, puntatore del mouse perché lo sto emulando sul computer. Andiamo, fight, che succede? In ogni turno puoi scegliere tra tre azioni diverse: focus, strike o block. Scegli focus per pescare una carta, quindi con focus andiamo a pescare. Focus, focus, malus, focus, focus, malus. Carte avversario, le mie carte. Io hai pescato una carta da 8 H. Se scegli Strike, mi attacchi con le tue carte. Il loro valore di H corrisponde ai danni che infliggono. Le carte utilizzate tornano nel mazzo. Scegli Strike. Ok. In questo caso io l'attacco e le tolgo 8. Perfetto. La tua carta mi ha colpito e ho perso 8 HP. E ha anche eliminato la mia prima carta. Se scegli Strike e l'avversario sceglie Focus, infatti elimini la prima carta del tuo rivale. Ah. Quindi in questo caso io faccio la mia prossima azione sarà strike, difenditi scegliendo block. Quindi strike contro block. Ok. Blocco neutralizza le prime due carte dell'avversario. Se questo ha scelto strike, ma ricorda che un'eventuale terza carta andrà comunque a segno. Ah. Quindi focus. Vediamo se abbiamo capito. Ok, in questo caso facciamo strike. Carta dorata di effetto. Osserviamone meglio, toccala per visualizzare la descrizione. Dopo l'attacco, se scegli focus, peschi 3 carte. Porca puttana Eva. Quindi in questo caso dovrei attaccare direttamente. In questo caso pesco altre 3 carte. Perfetto. La carta che ho appena pescato ha un effetto molto potente. Se scegli blocco, tutte le tue carte ottengono un bonus di 15 H. Qual è la carta che ho pescato? Questa. Ah. Quindi faccio blocco e si potenziano le mie carte. Tutte le tue carte hanno abbastanza HP da sconfiggermi. Non potrò resistere. Dai, scegli strike. Ottimo. Super combo ignorante dell'esistenza. Bellissimo. Forse ho trovato un gioco bello, raga. Se capiamo, secondo me diventa un gioco bellissimo. Voglio dire cazzate. Allora, ora conosci le regole principali di Tekken Tor. Di Tekken Card Tournament. Ti regalerò le tue prime carte. Vediamo a quale personaggio appartengono. Dimmi, dimmi. Allora, io ho Katsuya. Ho Lars. Ho Eddie. Ho Jin. Vabbè, anche Avrohang mi sta bene. Non gli altri. Ti immagini esce Mokujin? Ai ai ai. Ah! Panda. 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 Vabbè, non c'è male però, mostricine abbastanza belline. Alcune hanno anche un effetto particolare. Prima dell'attacco, se non hai più di 30 HP, l'avversario perde un parry. E che cos'è un parry? Ok, questa carta dopo l'attacco, se no, no, dai, non sono male, sono bronzo, quindi fanno abbastanza schifo, non sono dorato. Dopo l'attacco, se subisci un focus break, perdi 30 HP, la faccio cazzo. Cioè, questo è un suicidio.
Complimenti, appena hai ricevuto le tue prime carte. Ora seguimi, la tua carriera è appena cominciata. Ma tu chi sei? Tutto questo. Ah, premio in palio. Ah, bonus quotidiano. Oh, benissimo. Grazie, riscuoti di compensa. Ho vinto gold. 30.000 gold. Mancami il post spanner. Ah, posso anche vedere Panda. Che bel culo c'hai, Panda. Ok, io sono un panda. Vabbè, mettiamolo così che... Ecco qua. Ciao, Panda. Io sono un panda. Allora, seleziona Giappone quando sei pronto a continuare. Ok. Questa è la campagna in singolo, una modalità che ti propone moltissime sfide da superare. Ottimo. Alcuni stage hanno delle condizioni di vittoria. Basta toccare uno stage per selezionarlo e consultare le relative condizioni. Ottimo. Tocca qui. Avversari, Nina, vinci la battaglia. Gioco con il mio deck. Hetchmangas. Già tengo deck in merda. Boh. Ti vai ad allenarti un po'. Lotteremo senza esagerare. Solo per riscaldarci i muscoli. Vediamo chi si arrende per primo. Nina, mi devo fare una cosa a te. Lasciamo stare, va. Sono bimbi a casa. Vieni Nina, sono Panda. Va, abbracciami Nina. Abbracciami. Fight. Ok. Cominciamo col focus. Si pesca. Carta maggiore uguale di 9H. Carta entrambi maggiore uguale 8. Non ho capito un cazzo. Io vado con strike. Ora lei mi attaccherà con 11. No. Io blocco adesso perché non c'ho carte. No, ok. Focus. Strike, azioni diverse. AV meno 5 HP. Ah, che palle di carta. Focus. Cazzo, 2. Ah, un paio di combe. Brutta troiona. Brutta troiona. Ti. Mi ha fatto recuperare anche HP. Focus. Focus, focus. Entrambi focus facciamo. Quindi peschiamo entrambi. Stessa azione più 10 protection. Non è male, dai, la possiamo usare. Quindi con strike ci sono tutte le carte Gaia. E Nina è KO. Ehi, abbiamo vinto la prima battaglia con il nostro amico Panda. Bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. La canzone è bella comunque. Mi sta piacendo come gioco, non è tanto... Ah, siamo arrivati al livello 2, bellissimo. Bella canzone, bella. Nuova suoneria del telefono, vai. Yoshimitsu. Scegli focus due volte, vinci la battaglia. Ah, ok. Quindi due volte focus e vinciamo. Il tuo prossimo avversario è Yoshimitsu. Ricorda che c'è una condizione in vittoria da soddisfare. Scegli focus almeno due volte in battaglia. Ok. Ho capito, non... Grazie, Eiachi. Gentilissimo. Vai, Panda. Contro Yoshimitsu. Ah, devo scegliere focus due volte e vincere la battaglia. Benissimo. Yato. Bene, bene. Focus. Focus, focus. Ok, già ho fatto il primo obiettivo. E va bene così. 15 e 15, 30, 25 e 10, 35. Ecco, una cosa bruttissima. Focus. Ah, ha fatto strike. Eh sì, ci sta. Ha bloccato anche un paio di carte. Io faccio strike. Lui focus, io strike, quindi... Eh sì, perché comunque è 30, quindi ha pochissimo. 25, ma ce la dovrei fare, credo. Focus, focus, dovrebbe essere morto. Andiamo un po'. Strike, strike. Mi attacca prima lui. E lo attacco io, muore. Ok, abbiamo battuto anche Yoshimitsu. Yeah! Bravo, Panda. Mi fai morire, Panda. Sei forte, Panda. Amico Panda. Ma non c'è un negozio per comprare le carte? Altri 30.000 gold vorrei cercare di... Complimenti, ora sei quasi pronto a combattere l'usuario, ma prima dovresti migliorare le tue carte. Gli altri concorrenti non scherzano. È giusto. Seleziona pacchetti booster quando sei pronto a continuare. Ah, ma merda. Oh, me merda.
io ho 100C. Questo è il negozio dei pacchetti booster. Il modo più rapido per migliorare l'idea è acquistare un pacchetto booster premium. Te ne regalo uno. Apriamolo subito. Grazie, cara. Gentilissima. 150 crediti. Quindi andiamo a 250 in tutto. Grazie. Ah, me l'ha regalato. Grazie. Acquista. Oro. Sì, i premium vanno molto bene. Sì. Con Nina. Oh, addirittura quella di Jin. Bellissima l'artwork sulla carta di Jin. Vabbè. Io direi un attimo. La tua prima carta oro. Inseriamola nel deck. È giusto, dai. Sentiamo a lei che è la guida. Questo è il deck editor. Qui puoi cambiare le carte che compongono il tuo deck. Grazie. In cima sono visualizzate le 15 carte con cui combatti il tuo deck. Se guida le carte attualmente inutilizzate. Grazie. Comincia togliendo una carta dal deck che. Dal deck, per da liberare spazio, seleziona una carta bronzo e tocca l'icona. Ok, tipo questa. Meno. E notato che il numero di carte è sceso a 14. Questa quantità è visualizzata in rosso per segnalare che il deck deve includere 15 carte. Ok, aggiungiamo la carta oro subito. Scusami. E a me aggiungere anche quell'altra, La ponente del tuo deck indicata in alto a destra e passerà da D a D++. Questo valore viene considerato per il matchmaking con altri giocatori. Ora che hai appreso le basi, puoi aggiungere le carte che preferisci per migliorare il deck. Prova con questa carta argento. Ricorda che il deck deve includere 15 carte, ok? Vediamo un po'. Prima carta più 20H. Se questa è la prima carta, ti dà più 20H ed è pure buono. Più 40 protection. Sei a segno. Carta non scartata. Prima carta scartata. Non mi piace. Ci mettiamo questo. Dopo l'attacco, se tu e l'avversario scegliete blocco, perdi 8 HP e pesca una carta. Ok. Io potrei aver comprare qualche altra cosuccia, Tanto comunque i pacchetti booster ci stanno. 30 crediti, forse è che stiamo facendo. Un'ultima missione, potrai iniziare la tua avventura verso il campionato Iron Fist. Bene. Prima di combattere contro un altro giocatore, dovremmo combattere online. Io opterei per qualche altro pacchettino. Questo sta un G. Booster sorpresa, ne abbiamo. Ma che cazzo è? Proviamo. Una pioggia di carte per i 3 anni di Tekken può essere aperta una sola volta. Ok. 1G. Low, low, Paul, culo, Paul, Paul, Panda. È un'altra carta oro per il nostro amico Panda. Eh sì, ragazzi, iniziano ad uscire carte oro per Panda. Poi le altre ce le guardiamo con calmissima. Asuka. Carte Panda. Va bene così. Allora, abbiamo 64.000. 15.000 c'è lo starter di qualcuno. Però io opterei per. Ah, i premium boost e non ce la facciamo. Carte fisiche. Ah, ottimo. Ah, però queste qua te le fanno comprare su. Ok. Non fa niente. Le fanno comprare su internet. No. 15.000 G, ma è starter. Vabbè, teniamoci Panda per adesso, poi vediamo un po' se. Questo è il boost, è 30.000, vediamo un po' se. Acquista, va. Cazzo, ce ne fotte, abbiamo i big money, li spendiamo. Qualche carta oro? Un cazzo. Più una carta gratis, vediamo un po'. Dai. Me la dai la carta gratis? Carica e non mi dà la carta? Cosa succede? Ah, le varie pubblicità, grazie. Close video, che escono le pubblicità. Sì, vabbè, ho capito, ma. Sì. Le classiche cose, paga, paga, paga con soldi veri, paga. Sì. Ora proprio pago con soldi veri. Bene. Prepariamoci un altro bel deck. E credo che possiamo andare a rompere culi.
Allora, vediamo un po'. Le carte oro. C'è questa 20 oro che è bellissima. C'era un argento? Sì, questa qui. Ok. Allora, io direi 20 oro. Addirittura più 25 protection. Ah, allora direi questa qua di toglierla a 9. Comunque è bronzo. E aggiungiamo la carta oro. E siamo passati a grado C. Poi, questa qui. Una carta 15. Questa fa CP entrambi più 5H. Non so se mi convince. Però leva 15. Quindi comunque un danno 10 più o meno. Quindi essendo un danno 10. Non so se metterla, sincero. Azioni diverse. Queste 12, queste 15. Non so se metterla. Stessa azione più 10 protection. Meno 5 HP. Io leverei questa e aggiungerei l'argento. Raga, credo che il deck così è completo. Più di questo non possiamo fare. Battaglia contro un giocatore online, forse? Vediamo chi mi trova. Fighter 10 45 1 4 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
Focus. Ah, pesca anche lui. Ragazzo, io adesso qua vado con block. Oops, sorry. Focus. Lui pesca. Che gli levo qua. Focus. Oh, pesca ancora. Tra poco attaccherà. Se... Oh, è finita. Block. L'ho ribloccato. Raga, io sono fortissimo. L'ho ribloccato. Tiè. E ora ti faccio strike. Quanto gli levo. Quanto gli levo. Aspetta. Gli ho tolto tantissimo. Focus. Focus. Non mi conviene. Focus. Un'altra carta, forse possiamo andare. 10 e 10, 20, focus. Oh, si pesca ancora, ragazzi. Block. Lui fa focus, io faccio block. Strike. E mi sa... 4, 5, ha perso. Paolo ha perso, anche se alla fine stavo cercando di fare una bella combo. Ma abbiamo vinto noi la nostra prima battaglia online. Benissimo. Siamo andati alla stragrande, ragazzi. Quindi ce l'abbiamo fatta. Mi sta piacendo questo gioco. Mi sta veramente piacendo. Credevo che i giochi di carte non... Io ho pochi giochi di carte ho giocato, però questo mi sta piacendo. 1500G, non so tanti. Però a livello superiore andiamo a livello 3 addirittura. Mamma mia che combiniamo. Mi sa che mi terrò panda a vita. È simpaticissimo. Non riesce manco ad alzare la gamba. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ho vinto i crediti più 30. Quindi possiamo addirittura comprare. È finì. Bene, ora sei pronto a gareggiare nel campionato principianti. Ci rivediamo dopo la prossima battaglia. Benissimo. Raga, io. Vabbè, facciamo una cosa. Facciamo campionato principianti. Quindi possiamo fare anche un'altra battaglia volendo. Credo. Quindi io direi di comprare qualche altro pacchetto booster ignorante. Sì, il premium, vai. Una carta argento panda, casuali panda, due carte casuali di un personaggio. Però è cagato il cazzo. Cioè, non c'è un booster ignorante bello, normale. No, sono solo questi. Va bene. Prendiamo questo. Addirittura, ah, si può anche cambiare personaggio. Ah, ecco. In questo caso noi le pigliamo di panda solo per questa volta. Poi vediamo un po' se farci il deck su qualche altro personaggio. Anche se, come ho detto, panda è simpatico. Broken Heart con Lily. Già la seconda carta di Jin. Ah, due argento di panda. E andiamo a mettere subito nel deck. Quindi andiamo subito al deck. Sostienici assegnando una buona opzione al gioco. No! Non voglio assegnare un cazzo. 1200 C, sì, l'offertissimo.
cambio anche colore a panda. Il mio deck, io sono panda. Vabbè, dopo questo, Fiume di Resurrection, meno 14 HP. Beh, qua bisogna togliere le bronzoni, tipo questa qua, 7 bronzo, che cazzo la teniamo a fare? Mettici questa, più 20 re protection, cion cion. 15 carte, abbiamo una di 25, vediamo un po' di toglierla subito. Cerchiamo di togliere questa, aggiungiamo questa, puntiamo più sull'attacco, vediamo un po' come va. Va bene così. Allora, andiamo a vedere un po'. Battaglia ancora? Vuoi farmi ancora fare una battaglia? Ok. Un avversario idoneo. Addirittura stai cercando un avversario idoneo? Bene, ci divertiremo un mondo. Chi è? Fighter 14, 20, 19, 82. Segnate il numero, mi raccomando, chiamate. La chiamata è gratuita. Guarda, guarda com'è bello Panda, altro che low. Guarda Panda com'è bello. Guarda, never say Panda, non dire mai di no al Panda. L'avversario ci mette 20 anni per decidere. Ottimo. 13-16 focus. Io tra poco rifaccio focus e poi blocco. Sì. Ora è il turno di bloccare, amico avversario. Blocco. Ah, ha rifatto focus, bastardissimo. C'ho la quarta carta in mano. Posso bloccare solo due carte. Strike. Attenzione. Benissimo. Ok. Blocco 2, mi leva 19. Dovrebbe togliere. Sì, non mi ha tolto un cazzo. Focus. Entrambi faremo. Stiamo andando bene. A carte molto 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 buone. Focus focus. La carta da 20, quindi siamo a 30. Non mi conviene ancora. Focus focus. A questo punto mi converrebbe bloccarlo. A me non mi faccia togliere 25. Che 20 più 12, 32, 42, block. Ah, abbiamo bloccato entrambi. Che figure di merda. Caduto il microfono. L'ho ripreso, scusate. Porca puttana. Quella carta toglie 40. Ah, a me non mi faccio togliere 40. Però dato che comunque avevo recuperato HP da prima, strike tutta la vita, vai. Che ho fatto? Beh, comunque mi sa che ha perso perché no. Focus. Ho fatto il blocco, giustamente. È rimasto a 35, ma non fa niente. Andiamo ancora con focus, va. Focus. Lui bloccherà. Focus. Ah, ancora focus. Lui può bloccare le prime due. È finita. Venti più 15. E KO, ragazzi. Abbiamo vinto anche quest'altra battaglia. Perché Panda è forte. E sappiamo fare i deck. Super Panda. Grande Panda. Sei il migliore, Panda. Sei il migliore. Sei il migliore. Te lo dico col cuore, sei il migliore. Tu vedi il tuo attuale piazzamento in classifica. Seleziona la casella per avere maggiori dettagli. Ah, addirittura noi siamo nel campionato principianti. Siamo terzi. Su 4. Su 4. Campionato Iron fisteremo 3 millesimi. Ma di vario livello, principianti, esperti, maestri, leggendari, un fisi inizia dal campionato principianti, lo so. Per essere promosso al campionato successivo devi piazzarti ai primi posti della classifica, va bene. Non preoccuparti se non ci riesci subito, potrai rientrare e vincere le ricompense in pa. Grazie. Tutto qui, niente di complicato, vero? Ricorda che non puoi perdere punti campionato nel campionato principianti. Ciò significa che ti basta continuare a giocare per passare al campionato esperti. Buona fortuna pure a te.
Quindi Iron, questo è il campionato Iron Fist. Ah, questo è il re di Iron Fist. Un giorno verremo a prenderti. Un giorno, vero? Vabbè, raga, credo che il video possa terminare qua. Sto gioco è davvero molto bello. Ma sinceramente, credo che continuerò a fare qualche gameplay perché comunque mi sta piacendo assai. Poi è un qualcosa di nuovo e quindi cerco sempre di portare sempre qualcosina di nuovo. Quindi, raga, da Peppe è tutto, dal panda. Ehi, ciao! Sono il tuo amico culo, ti ricordi di me? Sì, dal panda è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Bella!